Un altro approfondimento riguarda l'area di questo segmento parabolico, cioè l'area della spira. Avevamo detto che è i due terzi dell'area di questo rettangolo e il risultato finale era questo. Se non ci ricordiamo questa proprietà delle parabole, quindi il risultato di Archimede, possiamo ricavare l'area della spira attraverso l'integrale. Infatti, prima ci ricaviamo l'area qui colorata in grigio che ho chiamato A. Poi ci ricaviamo l'area x per y di questo rettangolo qui, che non l'ho chiamata ma l'ho disegnata con il tratteggio, anzi con queste righe diagonali. X per y è l'area di questo rettangolo. Poi l'area invece colorata a puntini è la sottrazione tra l'area del rettangolo, quindi x per y, meno l'area grigia. Quindi l'area dei puntini è l'area del rettangolo x per y con le righe meno A l'area grigia, ma chi è l'area con i puntini è metà della spira, quindi S mezzi, perché l'area della spira questa è la metà. Quindi una volta trovata metà area della spira la raddoppio e troverò il risultato 4 terzi xy. Ora che abbiamo visto il procedimento generale, vediamo come si calcola l'area di questo spicchio parabolico, che è l'area sottesa dalla funzione parabola, quindi ax alla seconda. Basta sommare tutte le fettine, per esempio qua una fettina è alta ax alla seconda e ha uno spessore dx. Per esempio questa fettina che ho disegnato in celeste è un rettangolino alto ax alla seconda e di spessore dx. Qui ho messo i tilde, cioè queste ondine. Per una questione formale, in quanto faccio la somma delle aree di tutte queste fettine per x che va da 0 a x, quindi per x tilde che va da 0 a x. A esce dall'integrale x quadrato, il suo integrale è x al cubo terzi da integrare fra 0 e x, e quindi il risultato è a terzi x al cubo. Ma siccome ax al quadrato è y, posso anche scrivere y per x, terzi. E così questa è l'area A. Adesso tolgo l'area A al rettangolo, questo qui con le linee oblique, la cui area era xy. Quindi faccio xy meno xy terzi e quello che ottengo è l'area a pallini, quindi S mezzi, metà dell'area della spira. Questa metà area spira, facendo il calcolo, è 2 terzi xy. La raddoppio per trovare l'area della spira, 4 terzi xy.